Ciao a tutti, sono Beatrice Ineo e vivo in Canada, specificamente a Toronto. La mia storia di emigrante è un po' particolare, non è uguale a tutti gli altri emigranti che sono venuti qui in Canada fra i 65, 60, 70. Io vivevo a Deliceto, sono andata a scuola, alle elementari, alle scuole medie a Deliceto, dopo mi sono trasferita a Roma per un anno per studiare lingue. Nel frattempo è venuto un ragazzo da Toronto che mi ha tanto colpito, mi sono innamorata e mi ha portata via da Deliceto. Sto qui in Canada dal 1975. Quello che difficoltà, tante non ce ne sono state perché ho avuto l'appoggio della famiglia di mio marito, degli amici, tanti amici di Deliceto che ho trovato qui a Toronto. Un pochettino è stato il ghiaccio che mi ha colpito, perché le temperature, come voi sapete, qui in Canada nel 1975 erano troppo, troppo fredde. Non mi dimentico mai, un giorno sono andata a lavorare, ho camminato a piedi e sono arrivata al lavoro con ghiaccio sulle ciglia, il che non è stato tanto piacevole. Comunque dopo ci siamo abituati a queste temperature e difficoltà di lingue non ne ho avuto perché l'ho studiata già in Italia, poi sono andata qui per un anno per prendermi il diploma di inglese e dopo tutto questo ho cominciato a lavorare in banca. Sono stata lì per 37 anni e adesso ho finito, mi sono pensionata e il mio grandissimo desiderio è quello di ritornare in Italia, specialmente a Deliceto, ogni anno. Speriamo che succede, speriamo che questa pandemia si risolva più presto, così posso avverare il mio sogno. Di legame con Deliceto ce ne ho tanti, perché come ho detto prima, ho vissuto la mia infanzia e sono andata via da Deliceto per trasferirmi a Foggia dopo le scuole medie. Tantissimi amici, tantissimi ricordi, bellissimi ricordi. Tornare a Deliceto per vacanze è il mio sogno, però ritornare a vivere a Deliceto è impossibile perché ho la famiglia, ho i figli, ho i nipotini, però vorrei ritornare più volte possibile. Ok? Vorrei aggiungere un altro piccolo particolare. Quando i bambini erano più piccoli, li ho portati parecchie volte a Deliceto. Sono talmente innamorati del nostro piccolo grande paese che mi stanno sempre chiedendo quando ritorniamo, ritorniamo a Deliceto. A questo punto voglio ringraziare Pasquale per avermi dato l'opportunità di esprimere quello che io sento del nostro paese, un pochettino della mia storia. Saluto Michele, che ha capito sicuramente noi chi siamo, hai avuto ragione, il nostro papà era Rocco. Un saluto a tutti quelli che ci guardano on air e speriamo di rivederci al più presto. Un bacione a tutti!